Ciao amici di Accordo, eccoci all'ennesimo cambio corde, questa volta su uno strumento con meccaniche autobloccanti. Le nostre meccaniche, essendo autobloccanti, in questo caso delle spezzle, vanno svitate in modo da liberare il perno che sta all'interno della meccanica stessa. Per cui, una volta svitate, possiamo liberare le nostre corde. Prepariamo le nostre meccaniche sempre con il foro rivolto verso il capotasto e ci assicuriamo che tutte quante guardino il capotasto. Con l'occasione facciamo pulizia. A questo punto la meccanica viene inserita all'interno della nostra, la corda viene inserita all'interno della nostra meccanica. Io di solito prendo questa e la tiro in questa maniera e poi vado sotto con la corda ben tesa, vado a bloccare la nostra meccanica. È quasi sonora. La tiro e giro la meccanica. Una meccanica autobloccante deve poter intonare la corda con circa un quarto di giro, mezzo giro. Ok, a questo punto togliamo gli eccessi andando a tagliare chiaramente la corda esattamente sul limite della meccanica. Come vedete sono tutte quante rivolte verso lo stesso lato, indice del fatto che tutte quante le corde hanno fatto la stessa quantità di strada. A questo punto abbiamo imparato anche un nuovo metodo per inserire le corde su meccaniche autobloccanti. Ciao a tutti!